incendio doloso nella notte a Roseto. A fuoco l'auto di Claudio Patacca, una delle due persone arrestate per l'aggressione di Emanuele Zanna. Primarie del centro-sinistra, domani seggi aperti dalle 8 alle 20, già 6.000 le persone che si sono registrate per votare. Da Teramo intanto parte la corsa per le primarie del centrodestra. In Abruzzo l'occupazione nei primi sei mesi del 2013 scenderà di oltre il 17%, nel Teramano il calo sarà del 20%, è la previsione della CGIL. È stato sottoscritto dal ministro Ornaghi il protocollo d'intesa sui beni culturali che prevede il recupero funzionale del Teatro Romano di Teramo. Teramo in emergenza, domani mancheranno Foglia, Petrella, Iazzetta, Bellucci e lo squalificato Ferrani. L'Aquila ospita la Versa e il Chieti va alla Lamezia. Derby salvezza tra Celano e San Nicolò, rientra Mottola tra i biancazzurri. In eccellenza il Giulianova ospita domani Alfadini nella Sant'Egidiese. Oggi pomeriggio la Tecnoelettronica va a caccia del terzo posto in classifica a Putignano. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Buongiorno, lo avete appena ascoltato nei titoli. Un incendio di natura dolosa la notte scorsa a Roseto ha mandato in fiamme l'autovettura di proprietà di Claudio Patacca, una delle due persone che è stata arrestata per il pestaggio di Emanuele Zanna, episodio che si è registrato il 30 agosto scorso. Facciamo il punto con questo servizio. Bruciata l'auto di Claudio Patacca, una delle due persone arrestate per l'aggressione di Emanuele Zanna, l'operaio giuliese precipitato dal terzo piano di una clinica di Parma dove era stato ricoverato per la fase di riabilitazione. La scorsa notte in via Latini a Roseto un incendio con ogni probabilità di matrice dolosa ha distrutto la smart di Patacca, 37 anni, in carcere da poco più di una settimana in virtù di un ordine di custodia cautelare emesso dalla procura di Teramo per la vicenda dell'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme. In ogni caso la piccola vettura è andata totalmente distrutta. Secondo i carabinieri che indagano sull'episodio, il rogo notturno può essere ricondotto all'aggressione subita da Emanuele Zanna lo scorso 31 agosto all'esterno di un locale di Roseto, con tutti gli sviluppi successivi, dalla morte dello stesso operaio giuliese e all'arresto di Patacca e di un buttafuori brasiliano. Nel frattempo, lunedì a Teramo avrà luogo una fiaccolata in memoria di Emanuele Zanna. La manifestazione, come tiene a precisare il fratello Massimiliano, avrà carattere esclusivamente pacifico. Il corteo prenderà il via dai portici dove ha sede l'ACI alle 19, poi proseguirà per Largo San Matteo, Corso Cerulli, Piazza Martiri della Libertà, sino a Corso San Giorgio. Nella circostanza saranno presenti anche Anita D'Orazio, madre di Emanuele Fadani, e Lucia De Meo, madre di Antonio De Meo. Tempo di primarie domani per le primarie del centro-sinistra. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 e ne sono stati allestiti in provincia di Teramo 69. Vediamo. Si svolgeranno domani le primarie del centro-sinistra. Dove e come sarà possibile votare in provincia di Teramo? Allora, in provincia di Teramo sono stati allestiti per l'occasione 69 seggi, è coperto quasi interamente il territorio, sono solo pochi, 2-3 che non hanno seggi, ma in questi comuni si potrà votare ugualmente presso i comuni limitrofi. I cittadini potranno trovare il proprio seggio cliccando sul sito primariaitaliabenecomune.it, lì trovare addirittura il seggio del proprio comune e del proprio quartiere. E si potrà votare dalle ore 8 alle ore 20, potranno votare elettori, elettrici che avranno compiuto il 18° anno di età entro la giornata di domani, potranno votare studenti e lavoratori fuori sede, a condizione ovviamente che ci sia da parte loro una comunicazione, ma anche questo sul sito lo potranno fare al comitato provinciale, potranno votare anche stranieri con regolare permesso di soggiorno. E ricordiamo anche che si vota il primo turno domani, verrà consegnato all'elettore o all'elettrice una tessera elettorale che darà la possibilità di votare domani o votare al secondo turno allorquando uno dei candidati non dovesse superare il primo turno con il 50% dei votanti. Sono 5 candidati, si potrà votare un unico candidato sulla scheda, ci si potrà registrare ancora online, è ancora attivo e sarà attivo fino alla giornata di domani, sempre sul sito primariaitaliabenecomune.it, la possibilità di registrarsi. Per il resto vi aspettiamo intanto domani per cominciare a riscrivere insieme una nuova pagina per l'Italia.
E anche a Teramo è partita la macchina organizzativa per le primarie del centrodestra. A fare da battesimo all'iniziativa il senatore del PDL Gaetano Quagliariello. Vediamo. Grande partecipazione di pubblico ieri a Teramo all'incontro organizzato dal PDL con il senatore Gaetano Quagliariello. Il significato dell'evento è stato chiaro, è il lancio di questa campagna alle primarie, che poi precederanno di poco le elezioni politiche, quindi insomma è una grande importanza, un rilancio dell'attività del PDL sul territorio, anche se come è stato detto anche ieri sera, noi veniamo da pochi mesi da un congresso molto partecipato, quindi insomma in questa provincia in modo particolare, ma anche in tutta la regione Abruzzo, i momenti di partecipazione politica dell'area del centrodestra e del nostro partito in particolare sono stati diversi. In virtù proprio dei numeri del congresso, il PDL a livello locale come si prepara per le primarie? Intanto come partito impegnati in un'organizzazione che in 20 giorni è imponente, perché dovrà prevedere circa una cinquantina di seggi il territorio provinciale, quindi 200 persone che dovranno gestire questi seggi, insomma c'è un'organizzazione molto forte anche per l'ubicazione dei seggi, le sedi e via dicendo. Dopodiché dal punto di vista invece delle scelte politiche, io almeno insomma, voterò Alfano e farò votare Alfano e credo che insomma, la gran parte del coordinamento di Teramo, di nostra classe dirigente, si orienterà su Alfano. C'è la candidatura della Meloni che insomma, è data come la più forte in contrapposizione a quella di Alfano, che rappresenta un'area giovanile che viene da ex AN, la competizione porta a maggiore interesse e questo è quello che noi oggi dobbiamo suscitare, quindi più competizione ci sarà e meglio sarà. Ed il ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca è stato nuovamente questa mattina all'Aquila, occasione dove è tornato a parlare di fondi per la ricostruzione e di contributi. Noi ascoltiamolo in questa intervista realizzata dalla nostra redazione aquilana. Il governo ha fatto quello che era possibile fare e sta al Parlamento valutare, come sta facendo su tutta la legge di stabilità, se effettuare dei riequilibri dal punto di vista degli strumenti. Sapete, perché l'ho detto in più parti, che non esistono problemi finanziari per la ricostruzione dell'Aquila, c'è una dotazione di 2 miliardi e 400 milioni di euro che è sufficiente per andare avanti fino all'estate del prossimo anno. Certamente io sarò contento e darò la mia forte contributo come governo a che sia messa in sicurezza fino alla metà del 2014 finanziariamente, quindi più fondi ci sono, visto che la ricostruzione sta partendo bene e a marzo, come dire, sarà e darà la sensazione di una macchina che cammina. È evidente che sarò ben lieto se ci sarà già da adesso una dotazione finanziaria integrata. Non è necessaria, ma come tutte le cose utili. La cassa, come lei sa, se viene aggiunta, tanto meglio. In questo momento la città dell'Aquila ha 2 miliardi e 300 milioni tutti da spendere. Dove sono tutti questi progetti? Ad esempio io ho sollecitato questa città a mettere in campo 3 bei progetti. C'è l'INAIL che è pronta a finanziare progetti pubblici. Io mi auguro che nel corso della prossima settimana questi straordinari progetti della città ci vengano messi. Se ci sono linee, le è pronta a finanziare. Mi sembra che questa città di cantieri ce ne abbia tanti. Mi farebbe piacere rincontrarla a marzo, quando questa città avrà un problema. Cosa fare di tutti i soldi che arrivano? È tutta cassa per il spendibile dall'1 gennaio. Lutto nel mondo della politica e dello sport teramano. È morto ieri all'età di 86 anni Giovanni Provisiero, napoletano di origine ma teramano di adozione. Provisiero infatti era stato inviato a Teramo dalla direzione della Democrazia Cristiana per risollevarne le sorti. Nel corso della sua attività politica ha ricoperto anche il ruolo di segretario regionale dello Scudo Crociato. Provisiero è stato anche impegnato nel mondo dello sport, è stato prima presidente del CONI provinciale, poi della FIPAV e della Libertas Teramo, società di pallavolo. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa dei Cappuccini di Teramo. E torniamo a parlare degli stabilimenti ex Food Invest, perché di ieri la proposta della Dorsogna Dolciaria, che ha fatto un'offerta per l'acquisto di questi stabilimenti, ma oggi è arrivata la risposta della Richetti S.P.A. che dice di aver già acquistato il ramo di azienda di proprietà della Food Invest Bakery, e di poco fa la nuova risposta della Dorsogna che dice che se quanto affermato nel comunicato stampa dovesse rispondere al vero, non ci sarebbe stata da parte del Tribunale la necessità di procedere all'apertura della procedura di concordato fallimentare.
Parliamo di crisi perché la situazione in Abruzzo è pessima. Calerà di ben il 17%, l'occupazione 17,4% nel primo semestre del prossimo anno, lo dice la CGIL commentando i dati del Cresa. Male anche ordinativi interni ed esterni, fatturato e produzione a livello provinciale. Pensate, l'occupazione a Teramo scenderà del 20,4%. Vediamo. Le previsioni semestrali in materia di occupazione fanno registrare in Abruzzo il meno 17,4%, mentre sono previste flessioni anche in termini di ordinativi interni, meno 28,3%, produzione meno 28,2%, fatturato meno 23,4% e ordinativi esteri meno 10,8%. Lo rende noto la CGIL, che cita dati del Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali. Nel terzo trimestre del 2012, inoltre, l'occupazione scende del 2,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e dell'1,3% rispetto al trimestre precedente. Calano rispetto al 2011 anche gli ordini interni, meno 3,7%, meno 5,6% rispetto al trimestre precedente, e gli ordini esteri, meno 2,3%, meno 3,5% rispetto al trimestre precedente. A livello provinciale l'occupazione scende del 3,3% nel Pescarese, del 2,6% nel Chietino e nel Teramano e del 2,5% nell'Aquilano. Le previsioni semestrali invece fanno registrare il meno 24,1% in provincia di Pescara, il meno 20,4% in provincia di Teramo, il meno 18,3% in quella dell'Aquila e il meno 10,5% in quella di Chieti. Le ore di cassa integrazione nel periodo gennaio-ottobre 2012 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in provincia di Pescara sono aumentate complessivamente del 10,4%. Tale crescita raggiunge il 160% per quanto riguarda il settore del commercio. I beneficiari di mobilità e cassa integrazione, infine, sono aumentati del 14,2%. Torniamo a parlare del Teatro Romano, perché è stato sottoscritto dal ministro Ornaghi il protocollo d'intesa sui beni culturali che prevede il recupero funzionale dello stesso teatro. Vediamo il servizio. Buone notizie sul Teatro Romano. Sì, ieri c'è stata finalmente la firma del ministro Ornaghi, erano presenti le quattro fondazioni, il governatore Chiodi, l'assessore Di Dalmazio e il ministro. Ovviamente questo è un protocollo che coinvolge appunto le quattro fondazioni con la regione Abruzzo e il ministero, e all'interno di questo protocollo c'è anche il Teatro Romano. Anzi, io ho avuto la possibilità anche di proprio descrivere al ministro il progetto, che è rimasto molto entusiasta, anzi diciamo accolto davvero di buon grado questo progetto, perché il ministro è stato 4 anni a Teramo e quindi ricordava Teramo, insomma aveva un buon ricordo della nostra città, questo mi ha fatto molto piacere. E niente, quindi insomma si chiude inseriamo un altro tassello in questo progetto, che resta ed è un progetto strategico per la nostra città. Che prevede cosa per il futuro? Prevede allora innanzitutto adesso, e poi ieri c'è un'altra notizia importante, abbiamo dato a Magani il bando perché la Direzione Generale dei Beni Culturali lo possa in qualche modo visionare per la progettazione definitiva, e quindi questo è un altro passo avanti. Stiamo mettendo i tasselli uno dietro l'altro secondo il cronoprogramma che abbiamo sottoscritto tutti quanti insieme a Roma davanti al sottosegretario ai beni culturali. Quindi insomma devo dire, io esprimo soddisfazione, ringrazio sia la regione Abruzzo, che attraverso i fondi FAS darà risorse per questo progetto, sia la fondazione che sempre ha messo a disposizione i fondi per la realizzazione di questo importante progetto. Spostiamoci ora a Torano perché prosegue il Festival d'autunno dei prodotti biologici. Vediamo. Prosegue anche domani a Torano Nuovo il Bio Festival d'autunno. Sì, diciamo, oggi abbiamo iniziato bene con questo evento, prima di tutto rivolto ai piccoli della Val Vibrata, abbiamo coinvolto tutte le scuole della Val Vibrata, c'è stata una partecipazione massiccia, vediamo che anche i professori hanno collaborato portando questi bambini a seguire questi laboratori didattici dove si parlava del bio, un evento che sta iniziando oggi e pensiamo di portarlo per un bel lungo periodo, questo sempre con la collaborazione dei produttori locali del territorio, Marche e Abruzzo, e siamo fieri del nostro territorio che sta rispondendo bene. Poi domani ci saranno altri eventi importanti, ci sarà la rassegna, è una
presentazione del mangiare biologico tramite il dottor Ruffini, che è un dottore, un primario di Ascoli, che spiegherà alle famiglie sul biologico, sull'alimentazione biologica. Poi avremo l'esperto, il dottor Ferretti, che è responsabile locale sui prodotti biologici. Quindi noi siamo fieri di quello che stiamo facendo e pensiamo di dare qualcosa di bello e di nuovo a questo territorio. Grazie. E adesso andiamo a vedere i titoli più importanti proposti dai quotidiani in edicola oggi con la nostra rassegna stampa. Sabato 24 novembre 2012, il centro Food Invest 30 assunzioni. La Dorsogna offre posti di lavoro e 3 milioni e mezzo per salvare l'ex azienda di Malavolta. Scuola, corteo contro Aprea e le banche, al Milli annullate anche le gite. Politica PDL contro PD, sfida delle platee. Primarie Quagliariello, Tancredi e compagni riempiono la San Carlo. Eghini ribatte con il flop del teatro. Cronaca, morte nel silos, condannato Amadori, 8 mesi al patron del gruppo, al figlio e a una dirigente per la tragedia di un camionista di Nereto, padre di 3 figli. Silvi, chiusa la metà dei negozi, commercio quasi azzerato sul lungomare, l'associazione esercenti, noi travolti dalla crisi. La città Food Invest, guerra tra due gruppi. Dorsogna presenta una proposta d'acquisto, Richetti fa valere l'opzione sul contratto d'affitto. L'ANFAS spera ancora di salvare il centro, finiti i fondi per i ragazzi disabili. La Onlus conferma il termine delle attività per venerdì prossimo. Teramo, neurologia, oltre all'inchiesta il provvedimento disciplinare. Giulianova, il Costa Verde si oppone alla vendita dei terreni. L'amministrazione intralciata nella cessione pasticcia con l'asta e si rivolge ad un legale. Il Messaggero, scuola, meno studenti stavolta al corteo in centro storico. Da lunedì prossimo termina l'occupazione nelle scuole cittadine. Cronaca, omicidio colposo, condannato Amadori. Teramo, ospedale Mazzini, neurologia nel mirino, nuove verifiche. Giulianova, università, salta l'accordo e spuntano cartelle pazze. Il Gualandi chiede una cifra esorbitante. Il tempo, industria, dolce offerta per l'ex Food Invest. La Dorsogna presenta la proposta di acquisto dell'azienda dichiarata fallita. Ambiente, discarica la torre, due dirigenti comunali testimoniano al processo. Torano Nuovo, prodotti biologici in vetrina nel Festival d'autunno in programma oggi e domani. Cronaca, morto sul lavoro, 3 condanne, 8 mesi al patron del gruppo Amadori e al figlio Flavio. Ambiente, progetto per il fiume Tordino, premiata la provincia di Teramo. E adesso che tempo farà con le previsioni di meteoteramo.it? Vediamo. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Alternanza tra schiarite e addensamenti per l'intero arco della giornata a causa di stratificazioni o velature in transito. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 15 e 18 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 16 e 19 gradi sulle coste, venti assenti o deboli orientali, mare calmo. Cominciamo parlando del Teramo, situazione di emergenza per la squadra di Roberto Cappellacci che domani affronterà l'Arzanese in trasferta. Pensate, mancheranno Bellucci per un problema alla schiena, Iazzetta per un affaticamento muscolare, Petrella per il riacutizzarsi dell'infiammazione al nervo sciatico, ma la situazione più grave è quella di Fabio Foglia che si è stirato il collaterale, quindi probabilmente dovrà stare lontano dal campo per almeno 20 giorni in cui dovrà provare appunto a recuperare dall'infortunio. E a tutta questa lista di infortunati si somma anche la squalifica di Manuel Ferrani e quindi Cappellacci probabilmente si affiderà al trio d'attacco composto da Di Paolo Antonio, Patierno e De Stefano. Ma ascoltiamo il DS Marcello Di Giuseppe. È vero che l'Arzanese è in un momento delicato visti i risultati, ma noi non è che non lo siamo stati in un momento delicato o che non capiamo, perché adesso bisogna capire bene verso cosa andiamo a livello tecnico, cioè adesso abbiamo 5 partite che possono dire tanto su quello che sarà il futuro di questa squadra, quindi i giocatori devono capire assolutamente che al di là dell'avversario che andiamo ad affrontare, queste sono partite altamente decisive, quindi con tutto il rispetto per l'Arzanese, dove troveremo sicuramente una situazione difficilissima, però noi andiamo per fare la nostra grande partita e per cercare, perché no, anche di portare 3 punti a casa. Morfologicamente parlando, noi giocatori, diciamo, le punte fisiche e poco mobili, diciamo che le soffriamo di meno.
però poi sono le partite, dipende da come si mette. Chiaramente giocheremo in un campo piccolo dove la fisicità può contare in caso di mischia in aria e via discorrendo. San Domenico è un ottimo giocatore, ma loro comunque dipenderà anche da come giocheranno proprio tatticamente. Ma quando prima dicevo che adesso è un momento importante che può chiarire tante cose per quello che può riguardare poi il futuro, è chiaro che dobbiamo riunirci, perché è normale che le strategie di mercato dopo devono essere fatte insieme. Quindi la società, per bocca del presidente, non si è mai tirata indietro, quindi è chiaro che qualcosa si farà. Noi andiamo incontro a un rientro importante, che è quasi un nuovo acquisto, che è quello di Bucchi, che è comunque un giocatore che praticamente non abbiamo mai avuto. Queste 5 partite ci devono anche far vedere, insomma, l'organico, perché io sono molto contento anche per quello che domenica ha espresso la squadra, anche nei giocatori che forse avevano avuto meno possibilità degli altri di poter giocare. Quindi io direi che qualcosa si può fare, perché la squadra si può migliorare, però ribadisco, ci vuole, come dico sempre, molta tranquillità e molta calma e avere le idee precise. Il Teramo è una squadra che, per quelli che erano gli obiettivi di inizio anno, sta rispettando appieno quelli che appunto erano gli obiettivi di partenza. Se poi saremo lì, casomai a pochi punti dalla zona playoff, ci sarà la volontà appunto di migliorare un attimino la squadra, io penso che il presidente non si tirerà indietro, insomma. Apriamo la pagina dedicata alla Serie D. Intanto vi ricordiamo che in seconda divisione si giocherà tra poco un anticipo tra il Borgo Abugiano e il Gavorrano, derby dunque tutto toscano, mentre in Serie D è in corso la gara, anticipo tra la Maceratese e il San Cesareo. Comunque domani derby tutto abruzzese tra il Celano, che ha vinto la sua partita, la prima partita in campionato domenica scorsa, il San Nicolò. Si tratta della 13ª giornata del girone F di Serie D. L'Arenato Curiangolana andrà ad Ancona, mentre la Miternina a Civitanova. Il punto con questo servizio. Celano San Nicolò in programma domani è molto più che un derby, è una sfida per non retrocedere. Una vittoria per ciascuno, la prima del Celano in campionato centrata proprio una settimana fa, ma due sconfitte in meno rispetto al San Nicolò, che permettono proprio al Celano di avere al momento due punti in più in classifica sui biancazzurri. Terzultima contro penultima del campionato, entrambe non hanno più in panchina l'uomo con cui hanno iniziato la stagione. Il San Nicolò ha accettato le dimissioni di Edmondo De Amicis e fatto arrivare Rinaldo Cifaldi. Il Celano ha sollevato dall'incarico Angelo Pierleoni e promosso, almeno per il momento, il tecnico in seconda Luigi Morgante, che ha portato contro la Recanatese i primi 3 punti della stagione. La lista degli infortunati va gradualmente riducendosi tra i biancazzurri. Mottola tornerà a disposizione e sarà mister Cifaldi a decidere se convocarlo o no, mentre Padovani è ancora alle prese con l'infortunio e, se i tempi di recupero dovessero allungarsi, la società del presidente Di Giovanni è pronta a tesserare Cristiano Colella, attaccante classe 79, ex L'Aquila e Morro d'Oro. Cifaldi torna da ex nella città di cui ha allenato la prima squadra per 4 stagioni, ma dovrà guardare il tutto dalla tribuna per squalifica, così come Piccioni. L'Arenato Curiangolana avrà invece domani il difficile compito di recarsi in casa di un Ancona che, dopo la vittoria ad Isernia, vuole assolutamente proseguire nella striscia di successi per risalire in classifica. La neopromossa e sorpresa del girone a Miternina fa invece visita alla delusione finora del campionato, ovvero la Civitanovese. Scendiamo in eccellenza, diverse assenze anche per il Giulianova. Grillo infatti dovrà rinunciare agli squalificati Stacchiotti e Torbidone, oltre agli infortunati Colaciopo e Testoni. Nella Santa invece, che appunto affronterà domani il Giulianova, assente lo squalificato Ursini. Vediamo il servizio.
Derby tutto teramano e giallorosso di scena al Fadini per la 15ª giornata del campionato di eccellenza. Il Giulianova ospiterà la Sant'Egidiese. Le due squadre si sono già affrontate quest'anno in occasione della gara di Coppa Italia, vinta da Testoni e compagni. In panchina c'era Angelo Pagliaccetti per 2-1. Entrambe le compagini hanno necessità di fare punti. Il Giulianova per non perdere contatto con la capolista Sulmona, la Sant per non essere risucchiata in zona playout. Chi rischia di più è l'11 di Gennaro Grillo, che dovrà rinunciare agli infortunati Colaciopo e Testoni e agli squalificati Stacchiotti e Torbidone. In attacco, in Prota e Saccia si giocheranno il posto da titolare, mentre in difesa Di Maria completerà la linea 3 con Palandrani e Marotta. Valentini e forse Angelozzi dal primo minuto. Tra i vibratiani mancherà lo squalificato Ursini. A tenere banco comunque a Giulianova sono le questioni societarie. In settimana i dirigenti hanno rivolto un chiaro appello al mondo imprenditoriale locale per un sostegno economico. Dopo lo 0-0 imposto dalla Rosetana, il Sulmona, assente l'uomo di punta Bolzan, riceverà la visita dello Sporting Ortona. Gara dal pronostico certo, anche se lo Sporting ha sempre confermato di essere una squadra da trasferta. Tra le squadre di vertice, il Montorio è quella che non dovrebbe avere problemi con il fanalino di coda a Casalincontrada. In cerca di riscatto, il Civitella Roveto, che dopo il pesante 3-1 subito ad opera di un rigenerato Francavilla, dovrà vedersela sul campo del Capistrello, formazione lanciata in zona playoff. Cliente difficile anche per l'Altinrocca, che è atteso nella tana dell'Albadriatica. La formazione di Di Serafino è in salute e nelle ultime due partite ha totalizzato 4 punti, abbandonando così l'ultimo posto. Il Pineto di Lino Ciarrocchi a Guardia Grele vuole ripartire dalla prestazione offerta nel secondo tempo del derby perso col Giulianova. Possibile impiego dall'inizio dell'attaccante Trento in coppia con Di Felice. Trasferta impegnativa per la Torrese, che andrà a San Salvo, ma la squadra di Maiorani può fare il colpaccio. In palio punti importanti anche nella sfida tra il Vasto Marina, reduce dall'ottimo 4-2 di Altino, e la Rosetana. Entrambe le formazioni hanno dimostrato di essere in salute nell'ultimo turno di campionato. Altra sfida salvezza tra il Francavilla del bomber Fabio Lalli, che piace molto al Giulianova, e il Miglianico di Tatomir, che nelle ultime 8 gare ha totalizzato solo 5 punti. Chiudiamo con una notizia di pallamano. La Tecnoelettronica Teramo è impegnata a Putignano per continuare la rincorsa al terzo posto in classifica. Putignano chiude il girone C di prima divisione nazionale ancora a secco di vittorie. Bene, era questa l'ultima notizia della prima edizione del nostro notiziario. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo comunque che alle 17 ci sarà l'edizione flash, poi l'edizione più ampia alle 19:15. È davvero tutto, buon fine settimana. Arrivederci.